Buonasera a tutti, benvenuti alla presentazione del Master Insegnare Lingua e Cultura Italiana per Stranieri. Sono la professoressa Nardi, sono anche la coordinatrice del CLICI, del Centro di Lingua e Cultura Italiana dell'Ateneo, e coordino il Master in questione. Quindi questo pomeriggio siamo qui per intrattenervi con la presentazione del direttore da parte del direttore del Master e dei docenti del Master, degli argomenti e delle modalità di svolgimento del Master in questione. Prima di passare però la parola al direttore della scuola IAD, che ci fa l'onore e il piacere di accoglierci, aiutarci e sostenere ovviamente il Master, che è della scuola IAD, e di conseguenza il professor Caputo, che è il direttore del Master, vi ricordo che nell'aula virtuale in cui tutti quanti siamo ospitati, potete inviarci mentre noi facciamo le presentazioni le vostre domande mano a mano che i vari relatori possano parlare. Se durante il corso della presentazione non avremo risposto, come in realtà credo, a tutte le domande che nel frattempo farete, avremo modo alla fine della presentazione di farlo. Allora lascio la parola e ringrazio il direttore della scuola IAD, il professor Aurelio Simone, per aprire questa seduta. Buonasera a tutti e grazie alla collega Florinda. Dirò pochissime parole, però mi piace dirle perché questo nuovo master arriva dopo altre due esperienze di master dirette dal professor Rino Caputo, che parlerà dopo di me ed è il direttore del master. Ed è un master che fa un salto di qualità dal punto di vista dello svolgimento didattico, perché con questo master verranno utilizzate tutte le soluzioni tecnologiche e aggiungo, e ancor prima, come docente di pedagogia e di didattica, metodologiche, che oggi possono essere utilizzate affinché la distanza non sia tale, ma sia un'interazione costante tra i docenti e i discenti. Quindi, come scuola IAD, uso due aggettivi che fino adesso non ho mai utilizzato, la scuola IAD è fiera ed orgogliosa di ospitare questo master. Questi sono i due aggettivi che non ho mai utilizzato per nessuno dei 40 e passa master che governa e che cura come gestione la scuola IAD. Fiera ed orgogliosa perché? Perché la scuola IAD è una struttura scientifica, didattica e di servizio dell'Università Roma Tor Vergata preposta a integrare l'insegnamento, la didattica con le tecnologie. E vedere che un master, sin dalla progettazione, dall'ideazione e dunque poi dallo svolgimento, fa questa scelta di integrare le tecnologie con l'insegnamento, con la didattica, è oggettivamente un motivo di piacere, di valorizzazione di quanto abbiamo immaginato 16 anni fa e quindi di concretezza della possibilità che oggi è sempre più necessaria di rapportare l'insegnamento alle tecnologie. In altro luogo, ultima considerazione, mi è accaduto di dover dire insieme ad altri colleghi che la tecnologia ha vinto, sia la scuola italiana, sia l'università, eccetto alcune isole, ancora non se ne sono molto accorte. Purtroppo dobbiamo accorgercene, perché è un po' come la ruota. Una volta che l'umano ha inventato la ruota, poi si è scoperto che era comodo utilizzarla, ed era utile, e si andava più veloci, e si andava più lontani. Oggi con le tecnologie è un po' il medesimo discorso. Di qui l'essere fiero come scuola IAD e come Aurelio Simone della scelta che ha fatto il professor Rino Caputo e tutti i suoi validissimi collaboratori di proporre un corso, un master, che si avvale significativamente di nuove metodologie e nuove tecnologie. Il mio augurio è un augurio per tutti voi
è un augurio per il master, è un augurio per quanto dall'interazione fra docenti e discenti potrà venir bene nell'insegnamento dell'italiano per stranieri, potrà venir bene dentro la scuola, ma anche nelle relazioni tra imprese italiane e imprese straniere, tra istituzioni italiane e istituzioni comunitarie o straniere. Dunque, auguri e buon lavoro a tutti quanti. Lo dico con gioia. Grazie. Passo la parola al professor Rino Caputo. Eccolo. Grazie, e dopo le belle sentite, ma anche significative parole del professor Aurelio Simone, ci sarebbe poco da aggiungere, perché il professor Simone ha indicato i temi, ma anche la cornice e la prospettiva di questo master. Ha ben detto che non è la prima occasione di incontro progettuale su queste tematiche. Veniamo, diciamo, posso cominciare a dire, abbastanza da lontano, perché negli ultimi anni c'è stata un'esperienza consolidata sull'apprestamento di un discorso sulle metodologie rivolte in primo luogo agli insegnanti di lingua italiana per stranieri. Il tutto è nato, ed è questa la motivazione profonda che motiva questo nuovo master, questo master che non è soltanto rieditato, è un master nuovo, non è nemmeno un master rinnovato, è un nuovo master. Ma ecco, è sottostante a questa realtà che auspico di grande interesse, l'esigenza di affrontare in positivo, direi persino in modo ottimistico, la problematica dell'italiano rivolto agli stranieri, stranieri che volta a volta noi continuiamo a chiamare extracomunitari, immigrati, stranieri tout court, eccetera, eccetera, senza renderci conto che ormai nella nostra realtà è connaturata la interazione tra diciamo, gli italiani di madrelingua nativi e tutto il resto. A partire da una considerazione, noi abbiamo una tradizione, noi italiani, e ce l'ha insegnato padre Dante, in cui, ecco, davvero nessuno può proporsi, può arrogarsi una sorta di purezza, nemmeno linguistica. Siamo nati, ecco, positivamente e felicemente contaminati, e questo talvolta è anche la nostra ombra, qualche ombra c'è certamente, ma è soprattutto la nostra luce in tutto il mondo. Ecco che allora insegnare lingua e cultura italiana a stranieri, attraverso anche l'intervento innovativo sulle metodologie che servono per tutto ciò, ha significato prendere atto di questa realtà nazionale, ma anche della qualitativa modalità di insegnare l'italiano a stranieri. Non si tratta di alfabetizzare, si tratta, dentro, ecco, l'apprestamento dei fondamentali della lingua, rendere viva, attiva, attuale e integrata questa lingua. E quindi, ecco, tutti i processi che veicolano la nostra lingua nella realtà sociale, nella prassi linguistica delle istituzioni come della società civile, delle strade come dei commissari, dei commissariati, degli ospedali e di tutte le realtà in cui si parla e si parla in modo anche appropriato l'italiano. Ecco, tutto questo comporta però un lavoro di base, spesso si dice chi forma i formatori. Ecco, questo è il master che ambisce proprio a questa formazione di secondo grado importantissima, che però, ecco, non rinuncia poi a dare qualche indicazione operativa per la formazione di primo grado. E infatti
questo master di lingua e cultura italiana per stranieri, l'acronimo è LCS, è inserito in una realtà, è inserito in una realtà che è stata già dalla professoressa Nardi indicata con l'acronimo CLICI, cioè il Centro di Lingua e Cultura Italiana. Presso l'Università di Tor Vergata, il Centro di Lingua e Cultura Italiana è intervenuto proprio a fornire questo servizio. E dentro l'università l'accoglienza linguistica per le abilitazioni linguistiche degli studenti stranieri, sempre in aumento, i cinesi, i thailandesi, da altre nazionalità, ma anche a livello più privilegiato, pensiamo al centinaio e più di dottorandi stranieri che l'Università di Tor Vergata ospita, dal fisico indiano al matematico dell'Alaska, e quindi la necessità di dare a questi che hanno una formazione, una qualificazione, ci mancherebbe altro, persino poliglotta, però di dare gli strumenti per poter vivere anche la realtà italiana. Insomma, ecco, tutto questo dà conto dell'operazione effettiva tentata ambiziosamente con questo master. Io ricordo una frase, può sembrare civetteria, ma la voglio dire in questo momento. Ricordo una frase di una insegnante che, dopo aver seguito il corso che ha preceduto questo LCS, cioè il corso che appunto si chiamava già metodologie per il miglioramento della modalità della lingua italiana per stranieri, rivolto agli insegnanti, ecco, mi ha detto: è vero, questo è un master che dà punteggio, però ho imparato tanto. Ecco, la nostra ambizione è quella di non essere soltanto strumentali. Per carità, io non mi scandalizzo in un momento come questo, a maggior ragione, avere un'attestazione qualificata è importante proprio per migliorare la propria qualificazione, ovunque si operi. Ma ecco, è altrettanto gratificante sentirsi dire che questa esperienza ha fatto maturare una conoscenza, un migliore padroneggiamento dei propri strumenti professionali. E mi pare questo, insieme l'auspicio più forte e anche però in qualche modo la nostra coscienza di operare verso questa direzione con diciamo l'apporto, si leggerà poi nelle specifiche tematiche, la professoressa Nardi adesso entrerà nel merito di queste cose, ma voglio segnalare che tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo master hanno titoli di grande qualità. Non sono gli ultimi arrivati, le ultime arrivate, ma anzi hanno appunto una qualificazione tale, sulla base della competenza e dell'esperienza, che ci permette di dire che questo è davvero un master all'avanguardia, anche nello stesso campo pur rilevante dell'insegnamento dell'italiano per stranieri. Quindi davvero buon lavoro a tutti e spero, ecco, che ci si possa rivedere, risentire a distanza e blended, per così dire, in modo da poter approfondire proficuamente questa esperienza. Grazie. Allora, grazie davvero al professor Caputo, al direttore del master e quindi in quanto tale personalità senza la quale questo master e quello precedente a cui faceva riferimento non avrebbe avuto vita, e un grazie particolare anche, mi unisco ai suoi ringraziamenti, al direttore della scuola IAD che ha voluto veramente valorizzare il presente master proprio per le sue scelte di seguire tecnologie e metodologie
didattiche specifiche. Nella presentazione che vorrei farvi del dettaglio di questo programma, vorrei insistere proprio su questi due elementi che da una parte il professor Aurelio Simone, dall'altra il professor Caputo hanno sottolineato. Innanzitutto la competenza, la specificità anche dell'esperienza nel settore di tutti gli autori e docenti del master, che non a caso potete, non solo sono stati già collaboratori e della scuola IAD e del CLICI come centro di lingua e cultura italiana e dell'esperienza precedente appunto del master a cui faceva riferimento il professor Caputo, cioè teorie e metodologie per l'insegnamento della lingua e cultura italiana per stranieri, con l'acronimo LC2, quindi il passaggio all'LCS e anche una continuità nella discontinuità, ma che soprattutto potete vedere e scorrere nella pagina di questa aula virtuale, dove abbiamo messo tutti i profili e i curricula ovviamente brevi dei docenti, non solo del direttore, del coordinatore e del tutor, che vi segnalo essere appunto la dottoressa Chiara Coccia, da sempre valido collaboratore della scuola IAD e esperta in questo senso in tecnologie didattiche applicate alla lingua italiana a stranieri. Allora, vado ad illustrarvi, dicevo, mentre parlo già vedo che compaiono domande, come vi dicevo prima, continuate a scriverci, noi intanto mettiamo da parte queste domande, ma ne vedo una in particolare che reitera rispetto a vari appunto partecipanti, che è quella anche ovvia e naturale degli sbocchi lavorativi, cioè a che cosa mi porta poter lavorare su questo master. E allora voglio partire da questo proprio per dare un'idea anche in questa direzione di passaggio. Il professor Caputo diceva nella nostra esperienza precedente con il master appunto LC2 abbiamo visto da avere tantissima, una larga utenza soprattutto di docenti di scuola che volevano in qualche modo acquisire i 3 punti in graduatoria. Questa di solito è la modalità con la quale spesso si partecipa ai master a distanza. Noi vorremmo ovviamente fare molto di più, ovvero abbiamo usato l'esperienza precedente, il feedback che tantissimi, numerosi studenti ci hanno dato per poter arrivare alla concezione, alla progettazione di un master che sia realmente professionalizzante, cioè cosa vuole andare a creare come profilo professionale. Vuole in qualche modo contribuire a realizzare, se si può dire così, di una persona, comunque a formare, ecco, forse questa è decisamente la parola più adatta, docenti di lingua italiana a stranieri. Di lingua, e mi permetto di dire, e cultura italiana, perché non si può non veicolare la cultura attraverso la sua lingua e viceversa. E questo significa non soltanto i docenti di scuola, appunto i quali sentono fortemente l'esigenza di avere competenze specifiche, perché badate bene, insegnare l'italiano italiano ad italiani ed insegnare l'italiano a stranieri sono due competenze e conoscenze nella teoria e nella pratica metodologica completamente, e pratiche appunto completamente distinte. Ma anche il colui che, uscito ovviamente da una laurea magistrale, perché il master è un master di secondo livello, voglia in realtà affacciarsi a questo mondo che è molto variegato, molto differenziato per luoghi, situazioni, stati nei quali si può insegnare la lingua e la cultura italiana a stranieri, per il quale però c'è tantissima domanda, e questo c'è nel mercato italiano, quindi nel mercato nazionale, ma è anche molto forte nel mercato internazionale.
Quindi noi vorremmo poter dare la risposta a queste utenze diverse, cioè da una parte i docenti di scuola che si trovano di fronte a una situazione in cui l'intercultura, l'integrazione, appunto la presenza dello straniero all'interno della propria classe è un elemento ormai quotidiano e deve sapere essere affrontato con competenza e appunto cognizione di causa. Verrebbe da dire, dall'altra all'aspirante docente, al giovane che affacciandosi nel mercato del lavoro trova in realtà un ambito piuttosto forte, di una domanda piuttosto ampia nella docenza appunto della lingua italiana a stranieri. Dopodiché, perché il punto, cioè la focalizzazione su metodologie e tecnologie didattiche avanzate, verrebbe da dire quasi spinte rispetto agli standard, non tanto della scuola IADA, ma proprio in generale dell'offerta formativa online, perché si vorrebbe poter lavorare su una piattaforma e su una metodologia didattica che sia non più statica nel senso semplicemente della distanza, ma che sia particolarmente dinamica, interattiva e che proponga appunto una didattica alternativa a quella della presenza, che non sia però meno valida da un punto di vista dell'interazione con lo studente dall'altra parte della piattaforma. Questa stessa piattaforma, questa stessa aula virtuale nella quale noi ci troviamo ora per la presentazione e che in alcuni casi da alcuni docenti in alcune occasioni del master verrà nuovamente utilizzata per web conference, per aule virtuali, appunto sessioni di didattica, ne è sicuramente una dimostrazione. Ma non solo, ci saranno appunto modalità di svolgimento dei vari moduli che differenzieranno proprio da quella che può essere la didattica statica con verifiche intermedie appunto classiche a risposta chiusa o una didattica interattiva ma comunque ancora di sul modello tradizionale, cioè le consegne valutative che verranno date dai docenti durante le quali gli studenti avranno un feedback diretto da parte del docente e ovviamente la didattica più avanzata, che è appunto la didattica attiva, in cui invece si avrà una vera e propria interazione in momenti dati dell'anno che verranno indicati in piattaforma appunto situazioni particolari con il docente, con i tutor e quant'altro. Allora, come vedete nello schema riassuntivo che poi troverete anche in piattaforma, quindi con più tranquillità potrete anche andare meglio a sondare, abbiamo creato proprio una distinzione del master in tre parti, ciascuna delle quali a dei livelli di non di difficoltà ma di offerta di conoscenze e competenze che sono tutte ugualmente importanti alla formazione dell'insegnante, cioè tanto serve la teoria a sostenere la pratica quanto serve la pratica a dare un senso alla teoria. Non a caso questo master rispetto anche al precedente, volendo ho già detto focalizzare sulla professionalizzazione proprio dell'insegnante di lingua e cultura italiana a stranieri, prevede da percorso formativo anche un tirocinio. Un tirocinio del quale voglio parlarvi immediatamente per dare subito dei parametri, obbligatorio al percorso formativo. Ora è indubbio che alcuni dei partecipanti o degli aspiranti partecipanti a questo master possono già avere, come è probabile che sia, soprattutto nella distinzione delle utenze di cui ho parlato sopra, possano avere già un'esperienza
didattica possano già avere o nella scuola o in istituzioni o nei vari centri o comunque in varie occasioni del loro percorso lavorativo esperienze in didattica dell'italiano a stranieri. Allora, in questo caso si può fare richiesta a un apposito account email del master dedicato esattamente a questo, ai problemi di carattere didattico, di riconoscimento del tirocinio, cioè delle 150 ore previste. Questo account lo trovate in piattaforma, comunque è lcs@scuolayad.it. Tutti coloro che invece, perché ci auguriamo anche sia una buona fetta dei nostri partecipanti, futuri corsisti, non hanno questa esperienza, che noi riteniamo assolutamente necessaria alla formazione del docente, potranno attraverso la scuola IAD e attraverso appunto il medesimo account e l'attivazione di convenzioni apposite fare il tirocinio presso una qualunque istituzione, ovviamente poi ritenuta adatta dal collegio dei docenti del master, con un'apposita richiesta. Tutte le informazioni ovviamente le trovate sul sito. Altra caratteristica interessante che noi vorremmo in questo senso sviluppare è quella della connessione, come vi dicevo fin dall'inizio, di questo master con le professionalità, con le risorse umane che da sempre costituiscono la storia non solo di questo master, non solo della scuola IAD, ma di chi si occupa di insegnamento, di organizzazione dei corsi di lingua e cultura italiana a stranieri. E quindi, come vi accennavo prima, del CLICI, del Centro di Lingua e Cultura dell'Università di Tor Vergata. In questo senso la possibilità e la richiesta di fare tirocinio anche presso la struttura del CLICI e quindi attraverso tutti i corsi che vi sono stati parzialmente presentati poco fa dal professor Caputo può essere già un'altra delle occasioni di interazione e di facilitazione del percorso formativo che andrete ad affrontare. Allora, vorrei presentarvi, anche per non monopolizzare la situazione ma renderla il più possibile interattiva, alcuni dei docenti del master, degli autori dei moduli che troverete in piattaforma, sono qui presenti in aula e vorrei quindi che spendessero alcune parole per i propri moduli. Allora, nel presentarvi la struttura come la vedete nel file allegato, avete sicuramente notato che c'è questa tendenza a tenere una prima parte legata ai percorsi teorici, quindi dare quelle basi che per alcuni utenti potrebbero essere già parzialmente note, per altri completamente sconosciute, e quindi sono necessarie a dare una base alla formazione del futuro insegnante di lingua e cultura italiana, che sono appunto i principi della glottodidattica e della didattica dell'italiano a stranieri, alcuni cenni sull'impostazione del cervello bilingue e le strategie di apprendimento, soprattutto con la differenza tra l'apprendimento di una L1 e una L2, intercultura in rapporto anche alla scuola e alla società, interlingue e strategie comunicative, interferenze linguistiche e tipologie linguistiche, quindi anche un approccio fortemente linguistico alla visione, alla comparazione delle varie tipologie linguistiche, e ho trovato particolarmente interessante, non lo dico soltanto per la collega Amalia Diurni, che oltretutto vedo tra i nostri partecipanti a distanza, ma aggiungere anche un modulo sulla normativa europea italiana sull'accoglienza e l'immigrazione, perché anche sapere lo stato della normativa per capire come muoversi non soltanto da immigrato in una società, nella società italiana, ma proprio quali sono le problematiche che il docente deve conoscere per poterle affrontare anche con gli utenti che si troverà davanti durante il corso, durante le classi. Poi si passa e intendo dire il poi non è casuale, perché
il master prevede una propedeuticità. Non, in questo momento chi entra in piattaforma, appena si apriranno le iscrizioni la settimana prossima si avrà l'accesso alla piattaforma, lo studente troverà immediatamente soltanto la prima parte, perché è propedeutico dover lavorare prima sulla parte teorica per poi affrontare la seconda e terza parte esattamente come i moduli sono presentati. Proprio per questa conseguenzialità, nella seconda parte vedete che c'è una fase di passaggio dalla teoria alla sua applicazione pratica, e quindi si entra, come dire, nelle attività didattiche, nella progettazione, nella gestione delle attività didattiche, entrando proprio come dire, a conoscenza, venendo proprio a contatto con quelli che devono essere gli strumenti del mestiere dell'insegnante di italiano a stranieri. Che cosa significa gestire una classe? Come è composta questa classe? A seconda di come è composta davanti a me questa classe, se è fatta da adulti, se è fatta da bambini, se è una classe multilingue, se è una classe monolingue, se l'obiettivo didattico è una certificazione, se l'obiettivo didattico è solo l'apprendimento, e tanta altra varia casistica di cui appunto coloro che hanno esperienze didattiche di italiano potrebbero stilare una lista lunghissima, ci si trova di fronte a dei problemi da dover assolutamente risolvere. Allora, noi abbiamo cercato di affrontare questo tipo di impostazione proprio nei dettagli del lavoro in classe, sia della progettazione del corso sia della gestione delle attività nella classe. Allora, trovate moduli come teoria e pratica dell'organizzazione e gestione della lezione in classe, progettare il syllabus con un riferimento molto importante che deve essere assolutamente inquadrato e capito per poter anche essere non solo sul mercato ma essere buoni insegnanti, che è quello del quadro, appunto il quadro di riferimento europeo, senza il quale non possiamo muoverci, o comunque non possiamo fare cose che possono essere reputate professionali. La progettazione del syllabus, dunque, dicevo, l'uso didattico del linguaggio non verbale, quanto sia importante in classe saper utilizzare dalla prossemica a appunto persino la mimica, o comunque elementi che non siano soltanto verbali. Le tecnologie per l'apprendimento, l'insegnamento e l'apprendimento linguistico, qui ci riserviamo una, come dire, una specificità che siamo orgogliosi di difendere, che è quello appunto di quanto la tecnologia didattica possa in questo senso essere uno strumento veramente importante per la creazione di questo profilo del nuovo insegnante di italiano per stranieri. E non da meno, vedete, un altro elemento molto importante è quello della valutazione, della verifica e della certificazione, intendendo in questa definizione terminologica che vedrete anche molto ben affrontata, anche una problematica che poi si ripercuote al contrario sulla progettazione, le finalità che dicevo prima. E infine entrare nella terza parte con il saper usare realmente il materiale didattico, lavorare in classe e affrontare il testo, quindi le diverse tipologie di testi, le diverse tecniche di insegnamento, e via via una casistica che parte può arrivare dal testo informativo al testo letterario, al persino quello cinematografico, la canzone, il testo teatrale, per arrivare addirittura ai l'edutainment, serious game e appunto i nuovi scenari educativi sul web. Detto questo, molto velocemente, per dare un'idea però di una progettazione, anche a questo tengo, una progettazione coesa e condivisa, cioè tutti i docenti che hanno partecipato alla scrittura di questi moduli e che lavoreranno con le varie metodologie di svolgimento alla didattica del master, sono continuamente, si sono continuamente coordinati
coordinati tra di loro, e quindi voi troverete, poi avremo modo di farvi vedere anche velocemente la piattaforma, troverete continui riferimenti tra un modulo e l'altro, proprio continui rimandi interni al, al testo, esattamente per rispondere a, a questa esigenza di unitarietà, non di tanti docenti che parlano di cose diverse rispetto a un argomento comune, ma proprio una progettazione e una articolazione del master che veramente può dare un qualcosa in più, così come lo può dare nella sua metodologia didattica, cioè nello sfruttamento delle tecnologie attraverso la didattica attiva. Allora, chiederei, sempre andando nell'ordine, se non altro per non creare confusione delle presenze che abbiamo in aula degli altri colleghi che hanno partecipato al master, a Daniele Baldassarri di venire a presentare molto... molto velocemente, semplicemente, anche semplicemente, come ho detto ai stessi docenti invitandoli a partecipare a questa presentazione, all'idea, un po' come le foto che avete trovato accanto ai profili, all'idea di voler metterci la faccia, insomma, metterci quindi il proprio impegno, la propria personalità e quindi sentirsi coinvolti in una progettazione, in un lavoro in cui veramente crediamo. Quindi chiederei al collega Daniele Baldassarri, che è un insegnante oltretutto di lunga data, che ha avuto tantissime esperienze didattiche sotto vari profili, è anche autore oltretutto di monografie sull'italiano come lingua seconda e lingua straniera, come avete potuto vedere prima dai profili e vedrete anche più avanti, di presentarci le varie unità che sono a sua cura, con poche parole, ovviamente senza entrare troppo nel merito, ma tanto troverete tutto quanto e nella presentazione in piattaforma o, mi auguro, quando sarete iscritti direttamente nel modulo. Quindi lascio momentaneamente la parola al professor Daniele Baldassarri. Buonasera a tutti e benvenuti alla presentazione di questo master. Allora, come accennava la professoressa Florinda Nardi, avremo l'opportunità di conoscerci bene durante tutto il percorso formativo di questo master e anche di lavorare insieme per quanto riguarda, diciamo, tutte le tre parti di cui il master stesso si compone. Infatti avremo un modulo per quanto riguarda la prima parte che riguarda proprio l'intercultura, il rapporto alla società e in particolare però al sistema scolastico particolarmente italiano. Durante il modulo verranno affrontati alcuni problemi che riguardano proprio l'intercultura all'interno delle classi italiane e verranno anche messi in risalto quali possono essere i principali problemi che gli allievi stranieri si trovano a dover affrontare nelle classi appunto di italiano, quali sono le problematiche che possono in qualche modo rallentare il loro processo di apprendimento sia per quanto riguarda le materie disciplinari sia per quanto riguarda l'italiano specificamente come lingua seconda e come lingua proprio veicolare attraverso la quale poi raggiungere anche migliori risultati nelle varie discipline che obbligatoriamente i ragazzi stranieri sono tenuti a dover conseguire in ambito scolastico. E in questo modulo verranno anche proposte alcune soluzioni, direi piuttosto alcuni suggerimenti con cui è possibile facilitare l'inserimento di questi studenti stranieri nel contesto scolastico italiano, come favorire soprattutto la loro relazione fra insegnante e studenti stranieri e soprattutto fra studenti e studenti. E poi verrà anche proposta una traccia di percorso, uno scheletro, diciamo così, su cui implementare un programma
di italiano lingua seconda in una prospettiva interculturale, cercare di affrontare proprio la didattica della lingua italiana affrontando alcune tematiche più cruciali che appunto i ragazzi stranieri si trovano a dover affrontare durante il loro percorso scolastico. Quindi da queste premesse già si può capire che comunque, malgrado questo modulo sia inserito nella prima parte, quella relativa ai percorsi teorici, non si rinuncerà comunque a una parte di tipo specificamente applicativo, perché comunque è importante, come in tutte le cose, prima sapere e poi riuscire a saper fare determinate cose. Avremo poi modo di continuare, diciamo, la nostra collaborazione anche nella seconda parte del master, relativa alla progettazione e alla gestione delle attività didattiche. In particolar modo avremo modo di parlare dell'interlingua e delle strategie comunicative che gli studenti stranieri, non solamente studenti in realtà, diciamo i parlanti stranieri, mettono in atto nel momento in cui si trovano a dover interagire o con i parlanti nativi o anche con altri parlanti stranieri. Qui la parte applicativa si fa molto più consistente, perché attraverseremo le varie fasi dell'interlingua attraverso proprio degli esempi concreti che sono stati acquisiti in un contesto acquisizionale, o direi piuttosto semi-acquisizionale, intendendo per semi-acquisizionale una via di mezzo fra un percorso istituzionalizzato come quello che può essere appunto fatto in una classe di lingua straniera, oppure un apprendimento del tutto spontaneo come possono essere conversazioni fatte in strada oppure, diciamo, interviste estemporanee. Durante appunto questo percorso, attraverso questi esempi, vedremo di vedere qual è l'interlingua che lo studente straniero affronta durante il suo percorso di apprendimento, quali sono gli aspetti che riesce ad acquisire prima, gli aspetti che invece riesce ad acquisire con più difficoltà, specificamente per quanto riguarda l'ambito della lingua italiana, perché logicamente poi ogni lingua è diversa. Quindi, per quanto riguarda l'italiano, quali sono gli aspetti più problematici per lo straniero? Ovviamente non sono gli stessi aspetti che riguardano altre lingue come l'inglese o altre lingue francese, ma non solamente lingue indoeuropee, ma addirittura anche altre lingue. Quindi, per quanto riguarda l'italiano, quali sono, diciamo, le tappe che uno straniero affronta? E quindi attraverso quelle tappe sarebbe propedeutico e soprattutto necessario riuscire a implementare un programma che appunto ripercorra le tappe che lo straniero percorre spontaneamente nel suo processo di acquisizione. E oltre a questo verranno appunto focalizzate anche quali sono le strategie che il parlante, con i mezzi che ha a disposizione in una determinata fase dell'interlingua, riesce a mettere in atto per raggiungere al meglio l'obiettivo comunicativo. Quindi in una determinata fase dell'interlingua vengono messe in atto alcune strategie che magari in una seconda fase dell'interlingua, quando la conoscenza della lingua si è fatta più completa e più sostenuta, magari vengono abbandonate e subentrano altri tipi di strategie. Poi avremo modo ovviamente di continuare il nostro lavoro insieme, anche parlando dell'uso didattico che si può fare in classe del linguaggio non verbale, intendendo per linguaggio non verbale non solamente il linguaggio iconico, anche se ovviamente il linguaggio iconico ha una grande importanza e è predominante per quanto riguarda diciamo l'utilizzo del linguaggio che non sia puramente verbale, perché se noi consideriamo che l'83% delle informazioni che noi abbiamo ci proviene attraverso la vista, possiamo anche capire qual è l'importanza appunto del linguaggio iconico in un contesto didattico. Comunque verranno affrontati anche altri tipi di linguaggio non verbale, tra cui in particolare quello cinesico relativo ai gesti, ma non solo ai gesti, ma anche, diciamo, a tutto il movimento del corpo, e anche paralinguistico, perché anche diciamo,
la paralinguistica che riguarda l'accento, l'intonazione, e le pause stesse, i silenzi comunicano molto più di quanto uno potrebbe essere indotto a supporre. E un accenno verrà riservato anche all'aspetto prosemico, che viene utilizzato dall'insegnante soprattutto per gestire le attività di routine della classe, cioè come l'insegnante si colloca all'interno della classe, quale posizione assume e che cosa possono significare determinate posizioni se ripetute in un certo modo e in un arco di tempo determinato. Il nostro percorso si concluderà con una panoramica relativa alle tecniche, alle attività che vengono applicate nelle classi di italiano seconda lingua, facendo subito una distinzione fra tecnica e attività, intendendo per tecnica la modalità con cui una certa attività viene proposta in classe. Le tecniche verranno divise in tre parti, quindi proporremo una tripartizione delle tecniche in controllate, guidate e libere, a seconda dell'aiuto che forniscono allo studente nel momento in cui si devono trovare a svolgere una determinata attività. È importante anche capire quali tecniche utilizzare in classe e in quale momento, anche perché certe tecniche sono più adatte ai livelli intermedi, altre tecniche sono più adatte ai livelli avanzati, altre tecniche sono più adatte ai livelli per principianti. In linea di massima si potrebbe supporre che le tecniche libere sono adatte a livelli per avanzati. In realtà non è così, perché con la giusta dose, diciamo, di esperienza e di attenzione, anche certe tecniche libere possono essere somministrate già a livelli per principianti. E quindi verrà proposta questa classificazione e verranno, diciamo così, esposte le varie tecniche che di volta in volta vengono incontrate e messe in pratica nelle classi di italiano seconda lingua. Per quanto riguarda i miei moduli, ho completato, avremo modo comunque di conoscerci meglio ovviamente durante il percorso, anche perché le verifiche che io proporrò saranno verifiche a risposta aperta, che quindi prevedono un contatto e uno scambio di opinioni, uno scambio di informazioni che sicuramente sarà costruttivo e arricchirà tutti quanti. Grazie dell'attenzione, passo nuovamente la parola alla professoressa Nardi. Grazie Daniele. Avete visto, Daniele ha presentato in maniera sintetica, avendo presentato ben quattro moduli di tutto quanto il percorso. Come avete potuto notare, e come soprattutto potete notare dalla comparazione del curriculum di ciascun docente e il materiale didattico che gli è stato richiesto per il completamento di questo master, che abbiamo cercato di sfruttare le competenze non soltanto teoriche ma proprio sul campo di ciascun docente, di ciascun autore, proprio per rendere valore il più possibile le specificità e appunto la professionalità dei singoli. Quindi il lavoro che ha fatto Daniele Baldassarri sui vari moduli corrisponde soprattutto alla sua esperienza e troverete anche all'interno della lettura dei suoi moduli riferimenti espliciti a questa esperienza, così come li troverete nell'esperienza e nei moduli della dottoressa Silvia Castagna, mi permetto di dire, nel presentarla, un po' una colonnina portante del CLICI, del Centro di Lingua e Cultura Italiana, perché è una delle nostre docenti collaboratrici e anche, come avete visto dall'elenco stesso della progettazione del master, esperta in verifiche, valutazioni, oltre che in organizzazione delle attività, delle tecniche del lavoro in classe. Infatti a lei abbiamo affidato dei moduli che sono tra la teoria e la pratica, che devo dire ha svolto, poi lo vedremo con un passaggio in piattaforma, in maniera anche molto vivace e interattiva. Quindi chiedo a Silvia Castagna di presentarvi brevemente i suoi moduli. Grazie.
Buonasera a tutti e piacere di conoscervi. Ringrazio Florinda Nardi per questa opportunità. E noi avremo modo di collaborare nella seconda parte del master e in realtà partiremo con il primo modulo che è teoria e pratica dell'organizzazione e gestione della lezione in classe. L'obiettivo del presente modulo è proprio quello di delineare, di fornire delle riflessioni teoriche, ma soprattutto degli spunti operativi che possono essere messi in campo nell'organizzazione e nella gestione dell'attività in classe. L'obiettivo è quello di collocarsi nel quadro comune europeo di riferimento ed è proprio partendo in linea con il quadro comune europeo di riferimento che si vogliono impostare, che si sono impostati dei percorsi educativi ma anche didattici, che abbiano un andamento verticale con l'obiettivo di stimolare l'interesse e la motivazione dei nostri apprendenti. Il cuore del modulo è proprio rappresentato dalle interazioni. Perché si pensa fortemente che sono i continui scambi di gruppo e di coppie che riescono a promuovere un uso della lingua che possa essere più vicina ad un uso autentico. La lingua proprio come strumento di comunicazione in classe, per poter comunicare e stabilire la reciproca comprensione indispensabile tra parlante e ricevente. E ampio spazio viene anche dato alla correzione degli errori. E si tenta di rispondere a delle domande essenziali per un insegnante, quali errori correggere, come correggere, quando correggere. Sicuramente non si possono dare delle risposte definitive, immodificabili, ma si vogliono fornire spunti di riflessione che siano i più vari possibili, che possono essere messi in campo nella realtà variegata della situazione della classe, che chiaramente è sempre diversa. Pensiamo alla struttura, alle problematiche di una classe monolingue oppure a quelle di una classe plurilingue. Per quanto riguarda invece il secondo modulo, progettare il syllabus, anche in questo caso chiaramente la realtà d'essere dell'intero modulo si colloca nel quadro comune europeo. Vengono forniti ampi spunti bibliografici che permettono di effettuare un'analisi di tipo comparativo e contrastivo tra i sillabi di italiana stranieri più recenti, pubblicati tra il 2003 e il 2007. Anche in questo caso si vogliono fornire spunti, numerosi spunti e strumenti nelle mani dell'insegnante, che riesce a manipolare quanto messo a disposizione in maniera chiaramente duttile, sempre malleabile, per poterlo adattare alle situazioni concrete della propria classe. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di fornire a voi tutti una bussola che vi possa dare la possibilità di orientarvi nelle problematiche dell'insegnamento. Dopodiché ci rincontreremo a conclusione di questa seconda fase del percorso del master con un modulo verifica, valutazione e certificazione. Chiaramente se si considera la lingua nel contesto d'uso, non si può non considerarla se non come un organismo in continuo movimento e in continua evoluzione. Impossibile sarà quindi fornirvi un percorso valutativo che possa essere definitivo e stabile, ma anche in questo caso sono molti gli spunti forniti e per l'impostazione dei test di verifica, che devono sempre tener conto dei bisogni dei nostri apprendenti. Punto di partenza e di arrivo di qualsiasi processo relativo sia all'insegnamento che all'apprendimento di una lingua straniera. E i test vengono proprio visti dal punto di vista complessivo delle loro variabili, quindi vengono descritte in maniera ampia le varie fasi di elaborazione di un test. L'analisi dettagliata delle prove, la suddivisione in prove oggettive, prove soggettive e molte varie possibilità di verifica. Poi ancora le modalità di somministrazione, perché chiaramente non soltanto la progettualità di un test, ma anche la sua somministrazione ne garantisce la validità e l'affidabilità come caratteristiche fondamentali per essere sicuri che quello che stiamo rilevando è efficace e funzionale rispetto agli obiettivi prefissati. E chiaramente ampio spazio verrà destinato all'illustrazione di formule di tipo matematico, perché è soltanto attraverso conoscenze quantitative e statistiche che è possibile giungere a delle misurazioni quanto più perfettibili possibili e veritiere sulla base degli obiettivi che appunto ci siamo prefissati. E piacere di avervi conosciuto e speriamo di collaborare in maniera efficace e sicuramente
costituirà un momento di arricchimento per tutti. Grazie per l'attenzione. Grazie a Silvia Castagna. Avrete capito qual è la predisposizione dell'insegnante di lingua italiana a stranieri, cioè quella già di creare la giusta armonia all'interno della classe, anche quando questa classe è di didattica dell'italiano a stranieri. Non a caso Silvia Castagna sarà una delle insegnanti che applicherà come metodologia didattica e nello svolgimento della didattica e nelle appunto verifiche intermedie la didattica attiva, quindi una vera e propria interazione con gli studenti che vorranno seguire la sua classe dopo la lettura del materiale. Ora ci proviamo con un'altra, sempre a proposito di tecnologie, in un'altra prova, che è quella di metterci in contatto con l'amica e collega Amalia Diurni, che è collegata, credo, poco di meno che dalla Germania, dove sei in questo momento girandola per il mondo, perché giustamente la collega insegna in vari sedi nazionali e europee, ma credo anche internazionali, e che però appunto ci ha fatto questa cortesia di partecipare a distanza, che ci dà anche il modo di provare lo strumento dell'aula virtuale. Quindi lascio a lei la parola. Avete capito ovviamente dal programma che lei è la nostra giurista, a lei dobbiamo il modulo sulla normativa europea e italiana sull'accoglienza e l'immigrazione. Prego Amalia e benvenuta. Mi sentite? Ecco, buonasera a tutti, grazie al direttore Rino Caputo, ovviamente all'amica e collega Florinda, anche per le parole che ha speso per me in precedenza. Dunque, il percorso che faremo insieme è un percorso giuridico e quindi si tratta di individuare quello che è il quadro giuridico di riferimento per il diritto dell'immigrazione, dell'accoglienza e dell'integrazione. Quindi il nostro percorso sarà un percorso che cercherà di mettere insieme tutti questi profili, per cui partirà dalla normativa europea, quindi dalle direttive, nonché dal patto europeo sull'immigrazione e l'asilo. Dopo aver dato così uno sguardo alle normative europee, invece passeremo a trattare nello specifico quello che è il diritto italiano. Però prima di arrivarci avremo la necessità di chiarire una serie di concetti, quale quello appunto di straniero, che è nell'ambito giuridico un concetto che si declina nel suo nativo, cioè nel suo rapporto con il cittadino. E lo stesso cittadino non è semplicemente il cittadino di una nazione, ma lo status di cittadino è uno status complesso, perché abbiamo, oltre al cittadino italiano, siamo ciascuno di noi anche un cittadino europeo. Quindi bisogna comprendere anche la posizione dello straniero, non rispetto solo al cittadino italiano, ma rispetto anche al cittadino europeo. E quindi lo straniero nel rapporto con l'ordinamento giuridico italiano e nel rapporto con l'ordinamento giuridico europeo. In quest'ambito quindi tratteremo e anche approfondiremo quelle posizioni così invece del tutto diverse, che prescindono quindi sia dalla posizione di straniero che da quello di cittadino, che sono quelle dell'apolide e del rifugiato. Lo statuto dello straniero è uno statuto che prevede diverse fonti. Queste fonti sono nell'ordinamento italiano la Costituzione, e quindi le andremo a vedere poi nel dettaglio, la Costituzione, le fonti interne sia primarie che secondarie, e poi le fonti internazionali, oltre a quelle europee che abbiamo già visto, anche le fonti invece anche sovraeuropee. Dopodiché si passerà a trattare, per darvi così un quadro che vi permetta di aiutare i vostri alunni nel processo di integrazione, passeremo a vedere qual è la disciplina dell'ingresso regolare e qual è la disciplina anche nei confronti dello straniero irregolare, degli ingressi quindi irregolari in Italia.
Per quanto riguarda l'ingresso regolare, ci fermeremo poi in modo particolare sull'ingresso per motivi di lavoro, senza però prescindere anche dagli altri, e ci soffermeremo su quello che è lo strumento principale, che è l'accordo di integrazione. All'interno dell'accordo di integrazione parleremo quindi anche, sotto un profilo puramente giuridico, della patente linguistica. Per quanto riguarda invece la disciplina dell'ingresso irregolare, parleremo delle misure che sono in atto nell'ordinamento italiano per contrastare l'ingresso irregolare, in modo particolare quindi ecco, il decreto flussi e i procedimenti di identificazione ed espulsione, per far riferimento e descrivere anche le discipline e le regole che sovrintendono i vari centri di accoglienza. Termineremo questo nostro percorso con l'individuazione, sempre sotto il profilo delle regole, dell'educazione interculturale e quindi di come si pongano le varie figure, il docente, il facilitatore, il mediatore, nel contesto giuridico. Io comprendo che magari questa la materia giuridica sia una materia per voi nuova e quindi ho cercato nella predisposizione delle dispense un linguaggio quanto più semplice, ho cercato di aiutarvi insomma in questo fornendovi anche un lessico che potete utilizzare per comprendere sia il testo delle lezioni, che poi vi aiuterà per apprendere proprio il linguaggio tecnico delle regole, e resterò comunque nel corso di tutto il vostro studio a vostra disposizione qualora fosse necessario avere dei chiarimenti. Vi ringrazio per il momento e vi saluto. Grazie Amalia davvero per il tuo intervento e per lo sforzo, devo dire, efficace di aver presentato una materia tanto importante ma anche tanto difficile di solito per chi ha dei requisiti molto spesso più umanistici, linguistici, letterari in questo senso aver reso facile e agevole la lettura del tuo modulo. Dalla tecnologia praticata passiamo sempre più verso una tecnologia teorica e di nuovo applicata nella classe. Infatti i prossimi interventi che vi presenterò saranno quelli di Chiara Coccia e Alessio Ceccherelli. Allora lascio la parola a Chiara Coccia, che si è occupata appunto di affrontare il problema della didattica della lingua italiana attraverso appunto la rete, cioè facendo una sorta di panorama di ciò che è fornito dalle tecnologie didattiche per l'insegnamento e l'apprendimento linguistico, facendo poi ovviamente considerazioni autonome sui possibili applicativi. Quindi lascio a lei la parola. Prego. Buonasera a tutti. Ringrazio la professoressa Nardi per la presentazione. Io nel mio modulo mi occupo appunto delle tecnologie applicate all'insegnamento delle lingue e troverete nel modulo una breve panoramica delle tecnologie utilizzate, quindi dai primi laboratori linguistici fino alle tecnologie che oggi vediamo a volte anche nelle classi utilizzate da tutti gli studenti di tutte le età e che ci seguono ovunque, come gli smartphone o i tablet. Ovviamente verranno prese in considerazione possibilità e anche criticità di queste nuove tecnologie. Quindi poi si passerà ad una
distinzione tra la didattica appunto in presenza, blended, e quindi che prevede una parte in presenza e una a distanza, e a quelle che sono invece le problematiche specifiche relative alla didattica a distanza, quindi attraverso piattaforma con attività online. Anche lì quali sono le tecnologie che possono essere sfruttate e in quali situazioni, quali possono essere le criticità e come queste criticità possono essere superate in qualche modo. Quindi analizzeremo anche quelli che sono gli strumenti a disposizione del docente di lingue, strumenti che possono essere appunto utilizzati in classe per la didattica o possono essere utilizzati dagli studenti anche a casa per altro tipo di attività, così come strumenti che possono essere invece utili per l'autoapprendimento, quindi per studenti di diverse età che vogliano approfondire l'apprendimento della lingua autonomamente attraverso il computer. Oltre appunto al modulo, quindi a partecipare a questo master come autrice, come già la professoressa Nardi vi ha accennato, sarò anche tutor di questo master e quindi farò un po' tesoro dell'esperienza già avuta come tutor del precedente master LC2, per cui potrete rivolgervi a me anche per tutte le questioni di natura didattica sullo svolgimento, il funzionamento del master. Ovviamente in piattaforma quindi sarà per questo visibile il mio indirizzo email. Vi ringrazio e spero di vedervi presto tutti in piattaforma. Grazie. Benissimo, e passiamo come ultimo intervento da parte dei nostri docenti al nostro maggiore esperto di tecnologie didattiche, Alessio Ceccherelli, al quale chiederei, visto che scorrendo le domande che ci stanno arrivando nella nostra aula virtuale, nel presentare il suo modulo, gli argomenti del suo modulo, di specificare meglio che cosa noi intendiamo per didattica attiva, essendo lui uno dei nostri docenti più attivi nella didattica attiva. Quindi lascio la parola ad Alessio Ceccherelli. Buonasera a tutti, con questa presentazione sicuramente succederà qualcosa dal punto di vista tecnologico che andrà a inficiare tutto ciò che andrò a dire su quello che sono chiamato, su cui sono chiamato a parlare. Allora, per quanto riguarda il mio modulo, innanzitutto che tratta di videogiochi in ambito didattico e nello specifico nell'applicazione insomma per l'insegnamento dell'italiano L2, dico subito che a differenza della gran parte degli altri moduli sarà un contenuto che non andrà troppo a essere incentrato sulla lingua italiana per stranieri, ovviamente sarà il punto di riferimento, ma più che altro andrà a riflettere su un approccio metodologico che nasce da una nuova tecnologia ancora molto sperimentale per quanto riguarda l'insegnamento e l'apprendimento, cioè appunto i videogiochi. Per questo motivo, alla parte più specifica dell'italiano L2 ci sarà una parte più, diciamo, teorica, introduttiva, per giustificare, tra virgolette, l'utilizzo di un medium che normalmente, nell'opinione pubblica, viene associato a esclusivamente al divertimento, quasi esclusivamente a dei bambini o dei ragazzi. Non è raro sentire associati a questi ragazzi e bambini anche degli aggettivi poco edificanti, tra la sociale e quant'altro. E invece noi insomma cercheremo un po' di smitizzare tutto ciò che di negativo c'è intorno al videogioco, perché il videogioco può essere un ottimo strumento didattico. Essendo però una metodologia di frontiera per quanto attiene la didattica, in qualche maniera andremo a fare delle prove di ricerca, quindi sarà una sorta di percorso euristico che io vi chiamerò a fare insieme a me, soprattutto per chi ovviamente seguirà nella modalità della didattica attiva, non certo per chi invece sceglierà la modalità classica, che invece prevede un percorso più tradizionale con uno studio e una prova di verifica In apprendimento e in autovalutazione. Quindi passiamo lentamente, gradualmente, al discorso della didattica attiva. Che significa percorso euristico? Cioè fondamentalmente
Durante il tempo che staremo insieme, ovvero alcune settimane che ci vedranno dialogare insieme, io vi chiamerò a fare delle ricerche, quindi in qualche maniera a costruire insieme a me e tra di voi, quindi collaborativamente, un qualcosa che è ancora, come vi dicevo, abbastanza di frontiera. Quindi l'argomento in questo senso è veramente ottimale, perché non c'è tantissimo. C'è poco in italiano, c'è sicuramente un po' di più in lingua inglese, ma per quanto riguarda questo argomento c'è ancora molto 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 da studiare e da sperimentare. Quindi innanzitutto questo è l'attività che vi richiedo, cioè collaborare attivamente tra di voi e insieme a me, me come guida, per un lavoro di ricerca. Quindi io, come dire, il mio approccio, se devo fare un riferimento metodologico e pedagogico, è sicuramente costruttivista. Non ci sarà un trasferimento di conoscenza, almeno nelle mie intenzioni. Sicuramente vi darò delle indicazioni, vi darò delle guide per poter affrontare il tema in maniera, come dire, pronta, ma non dirò tutto, perché innanzitutto perché tutto non lo so, e soprattutto perché il tutto è ancora da venire molto probabilmente. Quindi in qualche maniera andremo a fare un percorso veramente di ricerca insieme. Altre caratteristiche che riguardano questo aggettivo attiva riguardo la didattica. Per quanto riguarda le tecnologie utilizzate, sono state ampiamente introdotte. Sicuramente avremo a che fare con degli incontri virtuali in questa aula virtuale, questo sistema di web conference che stiamo utilizzando in questo momento, ma nello specifico andremo anche ad utilizzare un altro strumento principale che è in piattaforma e che è il forum, perché è, nonostante sia forse il più vecchio tra gli strumenti informatici a scopo didattico, è quello che più di altri riesce a mettere insieme le vostre idee, le vostre opinioni, i vostri punti di vista, le vostre ricerche che avete lentamente e gradualmente effettuato. Quindi questo fondamentalmente è il percorso che andremo a fare insieme, qualcosa che costruiremo man mano che andiamo avanti, che farà uso delle vostre conoscenze, delle vostre competenze già come dire, possedute, perché non è da escludere che qualcuno di voi non sia già un grande esperto di videogiochi, e poi, come dire, conoscenze e competenze che andremo piano piano costruendo insieme. Web conference, forum, fondamentalmente sono i due grandi strumenti che ci consentono di tenerci in contatto e quindi di, come dire, mantenerci attivi per quanto concerne il nostro percorso di insegnamento da parte mia e di apprendimento da parte vostra. Ma questa differenza non sarà poi così netta, perché probabilmente anch'io apprenderò molto. Vi ringrazio. Grazie ad Alessio, e mentre Alessio parlava io intanto raccoglievo varie domande che stanno arrivando, ma troppo presa, come dire, dal mio ruolo di coordinatrice e mediatrice di questa sorta di tavola rotonda che è venuta fuori con i docenti, ho dimenticato ovviamente di presentarvi la mia parte didattica, i miei moduli, perché anch'io ovviamente porto la mia esperienza non solo di insegnante di lingua italiana a stranieri, ma di ricercatrice di letteratura italiana, esperta soprattutto sui rapporti tra letteratura, teatro e cinema. Quindi ho pensato di poter coniugare queste mie due principali competenze e offrire uno strumento di lavoro che sperimentiamo anche nei nostri corsi, anche addirittura abbiamo sperimentato con un progetto europeo, in particolar modo sul teatro, ovvero quello di applicare la metodologia teatrale, il teatro stesso, la metodologia, lo strumento dell'audiovisivo, non soltanto del cinema, ma il cinema in principal modo, alla didattica dell'italiano a stranieri. Ovviamente qualche connessione già dalla presentazione dei moduli degli altri docenti può, a chi ha un minimo di esperienza, ma non solo, esservi venuta in mente, quanto la prossemica, quanto la dizione, quanto la mimica, quanto appunto tutto quello che comporta l'atteggiamento del corpo, l'intonazione, abbia in realtà a che fare con un altro tipo di professionalità che non è soltanto quella appunto linguistica, che è quella dell'attore di teatro in particolar modo. E
pensate al tempo stesso a quanto invece nell'uso didattico che facciamo quotidianamente nelle nostre classi di appunto materiale non verbale, iconico, come diceva prima il collega Baldassarre, in realtà abbia a che vedere poi nel momento in cui questo materiale diventa più raffinato, più sofisticato, come può essere una sequenza cinematografica, possa essere utile alla didattica, ovvero un materiale autentico che viene didattizzato. Noi andremo a vedere esattamente come si può didattizzare questo tipo di materiale e come può animare le attività di classe, cercando di sviluppare ovviamente le quattro abilità della competenza e conoscenza della lingua italiana, agevolando anche il lavoro del docente, nonché non meno l'aspetto ludico del momento della lezione. Non mi dilungo ulteriormente, tanto tutte le informazioni le troverete in piattaforma, e arrivo invece alla piattaforma, ovvero se riusciamo a, immagino, chiedo il supporto tecnico e ringrazio Marco Razzi, il nostro ingegnere che ci aiuta in tutto questo lavoro, vorrei potervi far vedere il materiale che abbiamo caricato in piattaforma. Come vi dicevo prima, abbiamo fatto in modo che al momento siano visibili soltanto io loro? Scusate un attimo, stiamo entrando nella piattaforma Moodle, okay. Perché è difficilissima. Y, vediamo, no, perché automaticamente me lo dà dall'altra parte, se no prova a entrare, se te le ricordi, con quelle da adesso. Giustamente l'intervento della tecnologia poteva metterci in difficoltà, ma solo perché non è il computer usuale sul quale lavoro, perché altrimenti è solo un problema di memoria di password. Vediamo un po'. E se no dobbiamo usare... Sì, usiamo la tua allora. Ok, vediamo un po'. Grazie Marco. Sì, siamo riusciti ad entrare in piattaforma. Spero che la piattaforma si veda. Non so se un feedback da parte dei contatti ce l'abbiamo positivo, perfetto. Allora, come vedete, la piattaforma, che è appunto una piattaforma in Moodle 2, è stata caricata di materiali che non sono più soltanto materiali statici, ovvero non abbiamo caricato dei PDF che sono puramente scaricabili e quindi leggibili con una modalità che poi finisce per essere quella standard, ma abbiamo preferito la modalità dell'ebook. Prendiamo un'unità didattica partendo proprio dalla prima, che è una modalità anch'essa stampabile, quindi chiunque volesse poi a un certo punto per comodità stampare il modulo può tranquillamente farlo e quindi leggerlo in cartaceo, altrimenti appunto, come vedete, dal semplice scorrimento, semplicemente cambiando di pagina in pagina. Nella colonna di destra trovate ovviamente tutto quanto l'indice del modulo in lettura e nella parte sottostante della navigazione addirittura il collegamento con le altre unità didattiche. Alcune particolarità di nuovo approccio in questo senso le vedete ad esempio nella parola linkabile, parola straniero. È un link al
al lessico creativamente descritto dalla collega Amalia Diurni in Lessico e Nuvole, nel quale appunto si dà la definizione giuridica di cittadino. Come vedete non ci troviamo nel modulo della collega Amalia Diurni, ma nel modulo della collega Elisabetta Marino, che oggi purtroppo non è potuta intervenire. Questo significa che noi abbiamo messo in connessione tutto il materiale messo a disposizione dai docenti, creando un lessico comune, principalmente quello giuridico è il più scientifico in questo senso, da un punto di vista della univocità del significato che si dà alla parola, ma che mette appunto in connessione e appare in tutti i moduli successivi. Altri esempi che posso farvi in questo senso, proviamo a prendere le unità didattiche successive. La collega Francesca Dragotto, anche lei oggi non presente, ha inserito più volte, se non ricordo male, anche delle immagini, no, era la collega Chiusaroli, scusate, questa, e quindi siamo qua. Sì, anche qui ci troviamo di fronte a un testo scorrevole in modalità ebook con una varietà di pagine. Ecco, come vedete possiamo addirittura linkare e andare direttamente ai siti esterni in maniera tale da avere una dinamicità anche del testo piuttosto interessante. Da questo punto di vista un esempio anche a livello di fonti da cui sono state tratte le informazioni che vengono date è di nuovo il modulo della collega Amalia Diurni che abbiamo realizzato sempre in formato ebook, linkando ogni esempio di normativa immediatamente alla normativa di riferimento. In questo modo chiunque volesse fare un approfondimento delle varie questioni che vengono rappresentate, ecco qui vedete di nuovo il link invece al lessico, avete appunto per ciascuna, dagli accordi di Schengen al Trattato di Roma, per ciascuna normativa un diretto rimando esplicito e lungo, come dire, esplicativo in tutto e per tutto a questo tipo di fonti. Tornando alla pagina principale, di nuovo, se non sbaglio, ecco, questo è l'esempio della collega Chiusaroli di cui vi parlavo prima, anche qui sono state caricate direttamente immagini esplicative, vedete questo è in realtà un modulo di formazione fortemente linguistica, però appunto con una ricchezza di immagini esplicative e necessarie alla comprensione del modulo, che è permessa dalla leggerezza, dalla agilità appunto con la quale lavoriamo su questa piattaforma. E ora non mi dilungo in esempi, però appunto vedete che le modalità di lettura di questi testi sono modalità piuttosto interessanti. Tenete conto che in questa piattaforma poi ogni volta, così come avete le modalità di partecipazione, avete la bacheca che vi dà le varie informazioni non solo su appunto Chiara Coccia come tutor del master, ma verranno caricate appunto tutte le informazioni del caso, appunto troverete poi mano a mano lo svolgimento didattico e le verifiche intermedie. Allora, parlando di verifiche intermedie, arrivo a rispondere a alcune domande che ci sono arrivate e che mi chiedono proprio questa distinzione, ovvero la distinzione tra la didattica attiva, quella standard, e le consegne valutative. Allora, credo che il collega, sì, bene, grazie.
Credo che il collega Alessio Ceccherelli abbia avuto modo di spiegarvi molto bene che cosa sia la didattica attiva e in quali modalità verrà svolta. Mano a mano voi troverete sulla piattaforma se partecipare in modalità appunto didattica attiva o meno. Che cosa significa? Esattamente come nella presenza, decidere se essere frequentanti o non frequentanti. Il frequentante è come dire, colui che dice sì, ce la faccio, ho il tempo, la disposizione, la voglia di sperimentarmi nella didattica attiva e quindi voglio seguire mano a mano questi cicli di lezione che verranno aperti. Il frequentante, e quindi che segue le modalità di didattica attiva, ha il vantaggio, esattamente come in presenza, di essere esonerato da quella che è la prova finale, ovvero la elaborazione di una unità didattica in classe, esattamente come poi verrà presentata dal docente di riferimento che prenderà a tutor i vari studenti che ne faranno richiesta. C'è però comunque la possibilità di decidere invece la modalità standard, ovvero nell'elenco che abbiamo fatto prima voi trovate indicati accanto a ciascun modulo chi attiverà una modalità standard, chi attiverà le consegne valutative. Per fare un esempio è la scelta fatta da Daniele Baldassarri quando vi ha parlato di verifiche intermedie a risposta aperta. C'è quindi una consegna valutativa di tipo comunque interattivo, che è quella che vede l'interazione tra il docente e lo studente, ma su una appunto domanda aperta, quindi in qualche modo anche una formula convenzionale, tradizionale di valutazione. E infine c'è questa formula invece della didattica attiva che prevede un'altra gestione. Allora, il frequentante avrà comunque questa declinazione e sceglierà la didattica attiva essendo esonerato poi dalla prova finale. Il non frequentante avrà comunque una valutazione, le verifiche intermedie di carattere standard, e per standard intendiamo un questionario in autovalutazione con domande a risposta chiusa alle quali direttamente il sistema, direttamente la piattaforma dà un feedback immediato sulla riuscita o meno del test, che saranno comunque in alternativa alla didattica attiva, quindi senza nessuna premura nello scegliere l'uno o l'altro svolgimento didattico, se non quello delle esigenze personali. Ovvio che appunto noi ci auguriamo una grossa, una larga partecipazione alla didattica attiva, perché è su quel tipo di didattica che vorremmo un feedback per specializzarci sempre di più sull'uso delle tecnologie didattiche a questi scopi. Dunque, vedo altre domande sugli sbocchi lavorativi, ci chiede Leonardo, credo di aver risposto dall'inizio. Ci chiede Donatella, che vorrebbe sapere quante ore del master saranno dedicate alla didattica e alla metodologia dell'italiano per stranieri. In realtà immagino che dal progetto che vi abbiamo presentato possiate vederlo. Ovviamente le ore sono valutabili dal singolo. Noi abbiamo potuto indicare i crediti formativi ed è la colonna proprio in cui trovate i numeri per ogni insegnamento, per ogni modulo. La maggior parte sono di didattica e metodologia dell'italiano a stranieri, fermo restando che proprio crediamo che persino la normativa giuridica sia qualcosa di particolarmente utile
alla formazione del docente. Quindi io questa distinzione tra cosa è specificamente didattica dell'italiano a stranieri e cosa non lo è, più di tanto non la farei. Comunque dai crediti e dai settori scientifico-disciplinari sicuramente si può dedurre. Il numero delle ore dipende ovviamente dall'apprendimento e dall'insegnamento del singolo, del resto andremo a discuterne da un punto di vista della lingua italiana a stranieri, ma questo vale per qualunque disciplina. Vedo ancora, sì, c'è chi ci chiede, come Lorenza, che ha già una formazione in glottodidattica dell'italiano L2 e un'esperienza decennale in insegnamento, quali sono i vantaggi che possono venire da questo master. Ovvio che ciò dipende dalla situazione del, anche qui, professionale del singolo, però sicuramente è un master universitario di secondo livello, quindi un titolo di studi che si aggiunge al proprio curriculum. Mi permetto di dire che anche, anche qui però dipende da quanto la collega si è aggiornata o meno, è sicuramente, abbiamo puntato molto su un aggiornamento, cioè sul fare un discorso delle più aggiornate metodologie e tecnologie didattiche, quindi come minimo la collega potrà servire come aggiornamento, oltre che se poi è una collega che insegna nella scuola, come una progressione, visto che il titolo vale per i tre punti nella, appunto, spendibili nel movimento delle graduatorie. Il riconoscimento del tirocinio, ci chiede Paola, rispetto a però la sua esperienza di insegnamento di docente di inglese nella scuola secondaria, è un altro tipo di discorso, perché noi crediamo molto nella specificità di un tirocinio per quello che riguarda non la glottodidattica in generale, ma visto l'obiettivo del master, che è appunto insegnare lingua e cultura italiana a stranieri, è la glottodidattica della lingua italiana. Pertanto, se nella sua esperienza di docente di scuola secondaria di secondo grado ha avuto esperienze anche di didattica dell'italiano a stranieri, si può parlare di un riconoscimento. In qualità di docente di lingua inglese questo non lo possiamo fare. Arrivano i complimenti per la dottoressa Castagna da parte di Annalisa e credo non solo. Cos'altro vedo mano a mano, queste sono quelle che abbiamo più o meno raccolto prima. Vedo che mi si chiede della durata del master, sì, lo vedo direttamente lì, grazie. Vedo che mi si chiede della durata del master, se è annuale o meno. Come tutti i master della scuola IAD, in particolare i master di secondo livello, il master può durare anche soltanto 6 mesi, anche qui dipende dalle capacità di gestione e di apprendimento, deve durare minimo 6 mesi, cioè dal momento dell'iscrizione al momento della domanda di ammissione al test finale devono passare almeno 6 mesi. È ovvio che in questi 6 mesi o il tirocinio è stato riconosciuto o il tirocinio è stato svolto, perché fa parte integrante del percorso formativo, quindi non basta soltanto studiare i moduli e fare le verifiche intermedie, seguire la didattica attiva o meno, ma il percorso formativo deve essere completamente espletato. Alla fine dei 6 mesi già si può fare domanda, se tutte queste, se l'ammissione didattica viene ovviamente data, di fare l'esame finale. Il tetto massimo invece per questo tipo di master sono i 2 anni, dopodiché o si chiede una proroga, però di solito noi abbiamo visto nelle esperienze precedenti e per la mole di lavoro del master, la durata dipende sempre dallo studente, però se uno riesce a lavorare con costanza, direi che la media dovrebbe essere appunto quello dell'annuale, forse anche qualcosa meno. Questo dipende pure dall'affinità o meno con le materie che vengono trattate, quindi se uno già ha una competenza o se sono tutte questioni e discipline ex novo. Vediamo cos'altro, gli sbocchi professionali li abbiamo già detto, le consegne valutative le abbiamo già dette, quindi se non ci sono altre questioni io vi rimanderei comunque al nostro account che abbiamo di posta elettronica, che abbiamo
appositamente aperto per le questioni di carattere didattico, che è appunto lcs@scuolaiad.it. Nonché ovviamente alle informazioni che potete trovare in chiaro in piattaforma anche prima di essere iscritti. Tutte le questioni invece di carattere amministrativo, ovviamente agli account amministrativi sempre che trovate disponibili alla scuola IAD. Io direi che con questo è tutto, vi ringrazio, vi vedo ancora numerosi in collegamento, vi ringrazio per la pazienza e per l'interesse, pazienza per la lunga presentazione e l'interesse, spero possa essere stato anche stimolato, ringrazio ovviamente ancora il direttore della scuola IAD, il professor Aurelio Simone, il direttore del master, il professor Caputo e tutte le colleghe e colleghi che hanno partecipato a questa rappresentazione e anche a quelli che pur non partecipando alla rappresentazione hanno permesso la realizzazione di questo percorso formativo, devo dire molto complesso ma spero anche molto fruttuoso, perché come diceva all'inizio il direttore della scuola IAD, ci teniamo particolarmente a creare dei master che siano veramente spendibili non tanto, non soltanto sul mercato del lavoro, ma proprio come elementi di formazione e professionalizzazione veri, realizzativi, fattivi, operativi e non appunto soltanto teorici. Speriamo di avere da voi un feedback positivo e soprattutto di vedervi.